Ciao a tutti, finalmente sono rientrato. Tantissimi mi hanno chiesto che fine avevo fatto e la fine che ho fatto è chiuso nel laboratorio a lavorare. Oltre che cambiare sede, quindi abbiamo avuto il trasloco, abbiamo spostato 15 stampanti, abbiamo pulito, buttato via molte cose e in più ci hanno delegato tante piccole preserie o tanti lavori in serie. Per correttezza, anche nei vostri confronti e nei confronti della competenza nella stampa 3D, mi sono dedicato a quei lavori. Oltre che portarmi dei soldi, mi hanno fatto scoprire alcune cose molto molto interessanti. Hanno alzato il livello della mia competenza per quanto riguarda la produzione FDM, cioè componentistica leggera e oggetti promozionali, e abbiamo veramente sfidato il tempo. Abbiamo fatto per esempio 1000 pezzi grossi così, all'incirca in 7 giorni e mezzo. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Quindi rientro con questo video e questo è un video che non avrei non potuto fare. Sono obbligato a farlo per questioni di principio. Ho provato in questi 4-5 mesi che sono rimasto fermo a contattare anche qualche azienda e aspettavo che mi sarebbero venuti molto più incontro, nel senso che io ho a che fare con stampanti 3D e tutti i giorni stampo e inoltre faccio dei video formativi. Avrei voluto fare dei video formativi su qualche stampante di qualche azienda disposta a mandarmi macchinari in forma gratuita, non per farci dei pezzi, non per produrci del materiale, ma semplicemente per fare dei video. Così non ho ricevuto dei feedback positivi e ho deciso di farla, e effettivamente questa recensione è vera, cioè nessuno mi paga per farla, ma la faccio solamente perché mi sono trovato bene con questo prodotto. Questo prodotto è la CR10. La Creality è una stampante che vi farò vedere in questo video. I lati negativi e positivi. I lati negativi è che te la devi assemblare e alcune volte qualcosa non va. Il lato positivo è che c'è una stampante che stampa anche il grosso formato e che produce e che costa poco. Ovvero, se ti devi fare dei pezzi, della componentistica, dei prototipi o anche degli oggetti promozionali con tolleranze più alte dei 3-4 decimi di millimetro, queste stampanti vanno bene. Se cerchi tolleranze inferiori ai 3 decimi di millimetro, queste stampanti non vanno assolutamente bene. Da non soppiantare a quei macchinari precisi per fare prototipazione con delle precisioni quasi al centesimo. Mi sono informato su che precisioni possiamo ottenere con la tecnologia FDM. Io con le mie stampanti, con le RepRap, sono riuscito a ottenere più o meno un decimo di millimetro. Sto valutando delle stampanti 3D sempre per arrivare a più o meno 0,5, cioè 5 centesimi di millimetro. Lavorano bene, ma sono poco precise nel senso che hanno tolleranze decimali, 3-4 decimi in su. In alcuni casi su pezzi piccoli raggiungiamo i 2 decimi, in alcuni casi su pezzi grossi possono essere anche i 5 decimi. La cosa interessante è che mi fanno produrre o autoprodurre pezzi anche grossi spendendo poco. Il costo di investimento di questa stampante, siamo su circa i 900-1000 euro, vanno quelle più grosse sui 1000 euro. Quelle medie vanno sugli 800 e quelle piccole vanno sui 600-700, se non ricordo male. E prendendo questa stampante qua è come se ti stessi prendendo uno stampo o un impianto per fare degli oggetti.
se ci fossero delle aziende che producono stampanti 3D e che volessero una guida dettagliata, una recensione sulla propria stampante 3D, mandatecela. Mandatecela non perché vogliamo guadagnare, ma perché non vogliamo spendere per fare dei tutorial. Non ho intenzione di comprarmi degli attrezzi solo per fare i tutorial. Gli unici attrezzi che compro sono quelli che mi servono a produrre. Tutto quello che viene in più io ci faccio recensioni e guide. Le guide sono importanti perché? Perché il vostro pubblico o il pubblico che ascolta la guida è formato meglio per utilizzare il vostro prodotto. Se sono una compagnia che fa stampanti 3D, ma non ho guide e non ho formato il mio cliente, corro il rischio che si generi un passaparola negativo. Questo perché non perché magari il prodotto non funziona, ma perché magari le persone non sono capaci a usarle. Non sono capaci a usarle perché non hanno le basi per farlo. Ogni stampante ha le sue regole, ogni stampante ha il suo metodo di utilizzo, anche se poi tutto un po' si somiglia. Una breve storiella di come è andata la situazione con le CR10 è che l'ho trovata, da un fornitore, l'ho comprata. Andiamo subito a vedere in pratica, come è fatta questa stampante 3D. L'ho fatta lavorare, le prime 2 settimane ha lavorato perfetta. Dopo 2 o 3 settimane, 24 ore al giorno di stampa, è successo qualcosa e continuava a perdere dei passi nell'asse Y. Allora abbiamo avuto problemi sull'asse Y, continuava a slittare, abbiamo cambiato il motore, abbiamo cambiato i cavi, abbiamo trovato che c'era qualcosa che non andava nella trasmissione dei dati. Abbiamo smontato anche il motore, abbiamo sistemato la situazione, dopodiché avevo dei problemi sull'asse X. Allora, mille problemi sull'asse X, abbiamo cambiato e sistemato anche tutti i cavi dell'asse X, probabilmente abbiamo avuto sfortuna con quella stampante lì, dopodiché abbiamo ripreso a stampare e ci dava problemi un estrusore. L'estrusore che montava una volta, non quelle nuove, ma i vecchi estrusori che montavano le CR, erano un po' scomodi e avevamo cambiato anche l'estrusore, cioè l'hot end e il gruppo estrusore l'aveva messo in alto staccato. La prima stampante che abbiamo comprato quindi è stata un disastro più totale. Abbiamo perso veramente molto tempo e alla fine abbiamo ricablato tutto, abbiamo utilizzato Arduino con Marlin Kimbra, abbiamo installato dei componenti che avevamo stampato in più per le nostre stampanti, le abbiamo usate per la CR e alla fine l'abbiamo fatta funzionare. Dopodiché non eravamo molto convinti e abbiamo mollato l'idea di acquistare CR10 e ci siamo fermati un attimo, dopodiché ne abbiamo comprata un'altra perché ne avevamo bisogno giusto per riprovare e la seconda volta la stampante ha avuto molti meno problemi. Non abbiamo dovuto ricablare tutto, gli assi non perdevano i passi e tutto sommato le cose andavano bene, a parte che non rimanevano molto bloccate i 2 assi Z. Per il resto la stampante ha funzionato sicuramente meglio. Poi le abbiamo comprate altre due, abbiamo avuto un picco di produzione e avevamo bisogno di stampanti veloci, abbiamo deciso con i soci di comprare quelle stampanti lì perché erano disponibili e ne abbiamo comprate due ancora e queste stampanti che sono arrivate nuove sono ancora meglio, cioè l'asse Z rimane bloccato e addirittura l'ultima aveva il touch. Touch che funzionava molto meglio, il cambio filo era migliore. E diciamo che da 9 mesi a questa parte CR10 si è innovata molto e ha effettivamente investito e migliorato il suo prodotto. Questa stampante è una stampante che è da considerarsi massima resa, minima spesa. Io sono per la massima resa, minima spesa, quindi ve la consiglio. Non vi consiglio stampanti a FDM che comunque lavorano nello stesso modo ma che costano di più. Da questo momento in poi mi rimetterò a fare dei video perché abbiamo finito dei lavori e che ci eravamo presi la responsabilità di fare. Riesco a stampare un attimo meno perché abbiamo ampliato anche il personale all'interno dell'azienda e mi dedicherò nel fare video, che è la parte che mi piace di più. Non penso più a niente. Metto la videocamera lì e comincio a girare
video sulle stampanti mi piace tantissimo, mi piace perché mi rilassa, riesco a prendermi il tempo che mi serve e riesco a comunicare qualcosa a un certo numero di persone.